questi trucchetti, noi li usiamo per inventare le nostre storie, le nostre storie. Ma la domanda è: ma perché noi ci inventiamo le storie? Per quale motivo ce le raccontiamo? Le storie che ci raccontiamo servono nella nostra vita di tutti i giorni? Non lo so, però adesso vi racconto questa brevissima storia. C'era una volta un uomo in una città che si chiama Cracovia, che era poverissimo. Si chiamava Rabbi Sheikh. Rabbi Sheikh, poverissimo e con tre figli e una moglie, una sera andò a dormire e mentre dormiva fece un sogno. Cosa sognò? Sognò un uomo che gli si avvicinava e gli diceva: Rabbi, se vai a Praga, nei pressi del ponte che collega la città vecchia alla città imperiale, troverai un tesoro e diventerai ricco. Finisce la notte, Rabbi Sheikh si sveglia, parla di questo sogno con la moglie e con i figli, si mette a ridere, ma resta a Cracovia. La sera va a dormire, si mette a dormire, entra in sogno e in sogno incontra un uomo, lo stesso uomo che gli si avvicina e gli dice: Rabbi, parti per Praga, sotto il ponte che collega la città vecchia alla città imperiale, c'è un tesoro, diventerai ricco. Lui si sveglia, racconta di nuovo questo sogno alla moglie e ai figli, ma non ci crede e non parte. La terza notte risogna lo stesso uomo che gli dice: vai sotto quel ponte. Allora il mattino successivo mette in uno zaino un po' di indumenti e parte a piedi per arrivare a Praga. Arriva a Praga, va sotto il ponte e vede che sotto il ponte ci sono dei militari. Vorrebbe avvicinarsi, ma il ponte è presidiato. È protetto da questi militari e lui non riesce ad avvicinarsi. A un certo punto, però, uno dei militari lo chiama e gli dice: Ehi, vieni qua, che cosa vuoi tu da queste parti? E Rabbi Sheikh gli dice: Senti, io ho sognato per 3 notti di fila che sotto il ponte di Praga avrei trovato un tesoro. E allora sono venuto a cercarlo. Non appena finisce questa di raccontare questa storia del sogno, il militare si mette a ridere. E tu credi ai sogni e vieni da Cracovia fino a qui? A questo punto, se io credessi ai sogni, dovrei partire da qui e andare a Cracovia, perché proprio questa notte ho sognato che sotto la stufa di una casa poverissima di un rabbi c'era un tesoro. Allora Rabbi Sheikh torna a Cracovia, entra a casa, sposta la stufa e sotto la stufa trova un tesoro che lo rende ricco. E allora se questa storia ha un senso, perché lo ha? Per un motivo molto semplice. Le storie ci accompagnano a fare un viaggio lontano che ha lo scopo assoluto di farci trovare il tesoro nella vita di tutti i giorni. Grazie alle storie, noi partiamo per trovare il tesoro di ciò che ci circonda. E allora, questo è il grande segreto. Il grande segreto delle storie è rendere prezioso tutto quello che abbiamo intorno. L'importante è giocare, perché giocare vuol dire allenare la nostra intelligenza a trovare soluzioni che sembrano fantastiche, ma che in realtà ci mettono nelle condizioni di camminare meglio sul catrame di tutti i giorni. Queste cose sono vere perché io me le sono inventate da capo a piedi, ok? Lo diceva uno scrittore che si chiamava Boris Vian.
mi hanno chiamato dal 2035 e una persona mi ha detto di salutarti, ha detto che fa come lavoro il custode di stelle di gioia. Se trova delle stelle tristi, le rasserena. E poi, quando ha finito, torna a casa. È un po' un lavoro che a me piacerebbe fare nel 2035, dopo la pensione magari. Ti saluta Gianluca, questo caro amico del 2035, e dice che il suo è il lavoro più bello del mondo, il custode di stelle e di gioia.